Grazie per il passaggio, Gustav. È stato un piacere, Ariane. Possibile che sia lo squillo di un telefono? Possibile che sia lo squillo di un telefono? Pronto? Pronto, Ariane? Sì, sono io. Sono Enrique. Mi ascolti, dobbiamo incontrarci subito all'ufficio postale. Adam mi ha detto di avvertirla non appena arrivava in città. Ok, ci vedremo lì. Devo assicurarmi che nessuno usi questa mangofiera. La porta è chiusa. Cosa c'è? Finalmente! Vuole davvero che l'intero paese si raduni nella zona selvaggia? Esatto! È decisamente urgente. Credo che il modo migliore per avvertire tutti sia con il telegramma. Il fatto è che non posso farlo senza il permesso dell'ingegnere capo. Capisco la situazione, ma questa è un'emergenza. Può essere, ma che prove ci sono? All'accademia ho trovato una fiala con del veleno. Alexander vuole contaminare i giganti, usando Wallace, che non ne sa nulla. Ma è terribile. Vede, non credo che sia una buona idea agitare la popolazione. Creerà soltanto il panico. Avete ragione. È proprio quello che vuole Alexander. Tutta la sua intera macchinazione si basava su questo. Cosa? Cosa ha detto? Ho visto le immagini con i miei occhi. Ho tolto i nastri dai proiettori con queste mani. Non appena tutti saranno stati avvertiti, dovrò trovare Wallace. Credo sia giù in città. Dovrebbe partire per far visita ai giganti entro poche ore. Ha visionato questa bobina? No. Eppure... c'è la data e l'emblema della città. Questo è il vero metraggio del mese scorso. E sono sicura che non mostra alcuna guerra sulla superficie della Terra. Vuole dire... oh Dios, giuro che non ne sapevo nulla. Le credo. E supporterò la sua storia se manda il telegramma agli abitanti della città. In questo modo ristabiliremo la verità. Ok. Ha visto il rettore? No, è fiesta oggi. Probabilmente non è all'Accademia. Credo che sia abbastanza saggio da bloccare l'accesso a certi luoghi come l'Accademia. Può fare i cambiamenti necessari nella stanza degli orari e degli itinerari. La monorotaia non si fermerà alla stazione. Le darò la chiave. Dovrebbe essere vuota a quest'ora. Grazie. A presto, Enrique, e grazie. Buona fortuna, Ariane. Mi sarebbe piaciuto dire al mondo di questa scoperta, ma devo rispettare la scelta di vita di questa gente. Va bene, andiamo.
Ariane non ha rispettato il mio ordine di restare in città. Sono venuta a scusarmi. Sono scappata, è vero, ma non ho parlato a nessuno della mia situazione. Mi piacerebbe crederle. Non sarà facile convincerlo. Le serve qualche medicina? Sì, una pozione come antidolorifico. Ha mai assunto questa pozione prima? Plimentary? No, mai. Wallace, è veleno. Cosa? Ecco, questo documento dovrebbe darle un'idea di quello che c'è nella fiala. Mio Dio, sembra la calligrafia di Alexander. Esatto, aveva pianificato di arricchirsi alle vostre spalle. Ha ideato questa guerra e preso i diamanti dalla miniera per venderli al mondo esterno. Ha capito che stavo arrivando a lui. E così ha concepito questo atroce piano per provocare il panico. Ma è diabolico. Può provare che questo complotto esiste? Sì. Ecco i documenti che attestano la verità. Mio Dio. Queste carte. Alexander ci ha ingannati. Che mente diabolica. Ora è convinto che non sono una minaccia. Arianna, mi scuso umilmente. Devo ai miei cittadini alcune spiegazioni. Ora mi permetterà di lasciare la città? Sì, e incondizionatamente. Ho chiesto ad Enrique di spedire un telegramma a tutta la popolazione. Sto invitando chiunque a guardare attraverso un periscopio e vedere oltre i confini della città. Tutti vedranno che non c'è nessuna guerra sulla superficie. La vostra comunità non è minacciata dal mondo esterno, Wallace. Verrà con noi. Ha preso lei l'iniziativa? Ho le prove di quello che dico. Sarei curioso di vederle. Cosa farà con il rettore? Lo farò arrestare prima di andare al periscopio. Allora ci si vede più tardi. Beh, io vado. Stia attenta, Arianna. Mi mancano dei pezzi per finire il periscopio. Sono stata scagionata. Sono libera ora. Sono così felice, Ariane. Oh sì, posso tornare a casa. Davvero? Sì, davvero. Ma prima di andare... Davvero? Vedrò se qualcuno può prendere il mio posto. Sto cercando uno specchio per il periscopio. Vada al rifugio laboratorio e ne prenda uno della mia fidata macchina. Posso davvero? Mi è di grande aiuto. È il minimo che posso fare. Potrebbe essere l'ultima volta che ci vediamo, Usin. È vero. Non la dimenticherò. Neppure io, Ariane. Ora posso andare. Devo raggiungere il periscopio ora. Accenderò il mio computer più tardi.
Ecco fatto. Tutto pronto. Potrebbe darmi le coordinate? Sono sul tavolo. Beh... Allora vada pure. Non la trattengo. Sembra un porto. Vedo la gente ridere. Ecco il motivo. È meraviglioso, Arianna. Ci porti una grandiosa notizia. Pace! Il mondo è in pace. Sono così felice di essere di nuovo a casa. Arianna, nonostante noi tutti le siamo riconoscenti, non la potremo più vedere. Per il bene di tutti, ho richiesto la distruzione dell'accesso alla superficie. Capisco. E credo che sarebbe meglio lasciare il mio computer e la mia macchina fotografica qui con voi. Sta facendo un sacrificio terribile, ma no, come il suo cuore. Eiran Modè, avrei imparato molto stando con la sua gente, ma ora devo andare. Arianna, stia attenta. Il suo ritorno in superficie causerà un sacco di sospetti. Grazie a voi tutti. Sto perdendo molto lasciandovi, ma la mia vita è lassù. Mi penserò profondamente, sempre. Addio. Addio. Su cosa dire al capo. Non ne ho proprio idea. Va tutto bene, grazie. Finalmente torno alla civiltà. Ma sono così felice di aver avuto il tempo di esplorare tutto il vostro mondo. Ok, miss.